Ciao a tutti! Oggi prepareremo le mascherine di carnevale. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, burro, zucchero, lievito per dolci, vanillina, sale, cioccolato al latte, cioccolato bianco, olio di semi di girasole e codette colorate o zuccherini colorati. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola, aggiungiamo il burro pizzico di sale la farina la vanillina il lievito per dolci e le uova e il tuorlo. Azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per 30 minuti. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra due fogli di carta da forno. Con degli stampini a forma di maschera, adesso ritagliamo la frolla. Posizioniamola su una teglia rivestita con carta da forno e proseguiamo così per tutto il resto della frolla. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Le mascherine sono cotte, lasciamole raffreddare del tutto prima di glassarle. Nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Dopo aver sciolto a bagnomaria il cioccolato, aggiungiamo in ogni ciotolino un po' di olio di semi. E amalgamiamo. A questo punto iniziamo a decorare col cioccolato le mascherine. Prendiamo una mascherina, la immergiamo. Facciamo sgocciolare. Poggiamola sul foglio di carta da forno, anche se si attaccherà, una volta fredda si staccherà con facilità. Prendiamo le codette e decoriamo. Possiamo proseguire anche in altro modo, con una forchetta, facendo cadere del cioccolato in maniera irregolare. Decoriamo sempre con le codette di cioccolato, di zucchero, scusate.
Proseguiamo così anche per il cioccolato al latte. Passiamo a decorarle col cioccolato al latte, l'abbiamo trasferito in una ciotolina bassa. Adesso immergeremo la mascherina. La decoriamo sempre con le godette di zucchero. Maschere di carnevale. Grazie e alla prossima ricetta.